bene. Grazie. Aspettiamo. Sì, certo. La giacca è stata già male. Grazie a te. L'abbiamo già tolta perché altrimenti qua non resistiamo. Allora mettiamoci un attimo insieme. Signore e mezzo. Nel centro. Signore, se venite davanti diciamo la posizione però. Bene, buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro sul tema innovazione. La parola innovazione è sicuramente una delle parole più inflazionate di questo momento, anzi da un po' di anni. Prendiamolo positivamente, vuol dire che è una cosa importante della quale bisogna parlare, perché di fatto è tutt'altro che scontato che cosa significa innovare. Ci sono alcune considerazioni generali, generiche che possiamo fare, che bisogna innovare processi, prodotti, servizi, organizzazione. Però che cosa questo voglia dire nello specifico è tutto da vedere. E questa è la ragione per quale da un po' di anni facciamo quasi in tutti i miti un incontro su questo tema, perché lo riteniamo assolutamente decisivo, ma perché riteniamo anche che la cosa più utile per promuoverla sia quello di poter confrontarsi con esperienze di innovazione. Perché non è che esista un modello innovazione che possiamo applicare, ma che esistono diverse modalità con la quale questo deve essere affrontato a seconda delle diverse situazioni e che ognuno però può essere aiutato in questo attraverso un paragone, un confronto che gli permette di vedere, paragonandosi infatti con un'altra esperienza, un potenziale innovativo dentro la sua realtà, che può essere, come vedremo, pubblico, privato, associativo, qualunque realtà sociale, esiste la necessità di cambiamento, che è una parola per certi versi sinonimi a quella di innovazione. Quindi sono molto contento di poter dare un benvenuto particolare a Enrica Giorgetti, direttore generale di Farmindustria. Antonio Mastrapasqua, presidente dell'INPS. Pietro Scogiovane, da due mesi amministratore delegato di RCS. E Andrea Zappia, amministratore delegato di Sky Italia. Iniziamo, ladies first, con la farmindustria. L'industria farmaceutica è proprio quella industria che più di tutte le altre dipende da ricerca come fonte di innovazione. Sappiamo però bene tutti che ricerca costa, quindi vuol dire che l'innovazione in questo settore richiede investimenti forti, investimenti durevoli, investimenti lungimiranti, sempre con un tasso di rischio elevato, perché io non ho all'inizio la certezza che quella ricerca che inizio porterà anche i frutti. In Italia sono impiegati 6.000 ricercatori nelle aziende farmaceutiche, tra l'altro più della metà delle quali sono donne, quindi un settore particolarmente interessante da questo punto di vista. E sì, mi sono informato bene, nel 2011 sono stati investiti 1.250 milioni di euro. Quindi a lei la parola per illustrarci cosa vuol dire innovare in un momento di crisi dove tutto però dipenderà sempre dalla qualità della ricerca.
Pronto? Ecco, se funziona. Grazie. Come ben diceva lei in partenza, la farmaceutica ha nel proprio DNA il bisogno di innovarsi e quindi di ricercare, perché senza la ricerca non si producono farmaci nuovi e di conseguenza verrebbe meno la funzione dell'impresa farmaceutica. E quindi da questo punto di vista i numeri che lei ha dato sono significativi, però li devo correggere un pochino al rialzo, cioè i ricercatori in questo momento sono 7.000, non sono 6.000, e gli investimenti che abbiamo fatto, che sono stati fatti dalle imprese farmaceutiche, perché io naturalmente le rappresento tutte, nazionali e multinazionali, sfiorano i 2 miliardi, cioè sono circa 1 miliardo e 9. Che rappresenta il 9% degli investimenti in ricerca nel nostro paese, facendo il confronto con tutti gli altri settori. Un'altra cosa che forse va sottolineata è che l'industria farmaceutica in quanto tale finanzia il 90% di tutta la ricerca sui medicinali, compresa la ricerca che fanno gli enti pubblici, cioè gli ospedali, le ASL, i centri di ricerca, le università pubbliche, perché come sapete tutto il processo di ricerca è un processo molto lungo, può arrivare anche fino a 15 anni per scoprire un farmaco nuovo dopo varie fasi di sperimentazione, e quando finalmente si conclude la terza fase, all'inizio della quarta fase si può avere l'autorizzazione in commercio, ma è ancora, pensate, una fase sperimentale. Persino la quarta fase quando è già l'autorizzazione in commercio, e dunque se succede un episodio negativo su un paziente in quella fase, il farmaco viene immediatamente ritirato dal commercio. Dunque è un'attività ad altissimo rischio, un'attività che richiede molti anni di lavoro e un'attività che richiede anche molti, molti soldi, perché per sviluppare un farmaco si può arrivare anche a spendere 1 miliardo, e dopo che hai speso il miliardo può capitare quel purtroppo incidente che può succedere nella fase appunto di ultima di sperimentazione, e quindi si annulla tutto perché il farmaco viene ritirato dal commercio. Quest'anno, durante le brevi vacanze che tutti noi più o meno abbiamo fatto, mi ha colpito un'agenzia di stampa che diceva agosto nero per la ricerca. Pensate che nella terza fase, cioè nella fase immediatamente precedente l'autorizzazione in commercio, sono stati annullati, cancellati, quindi sono sparite tutte le attività di ricerca relative a quattro patologie che sono importantissime e sulle quali si stava per raggiungere il traguardo, perché eravamo già alle soglie dell'autorizzazione in commercio. Una riguardava l'Alzheimer, l'altra riguardava l'epatite C, un'altra riguardava il tumore al pancreas e un'altra riguardava il colesterolo. E purtroppo sono quattro patologie che sono, devo dire, le patologie del momento, perché soprattutto l'Alzheimer è una patologia che colpisce la popolazione anziana, è una patologia che è sempre più diffusa e sulla quale le industrie farmaceutiche stanno cercando di lavorare. Tra l'altro vorrei sottolineare una cosa che non è secondaria. Il nostro paese, è un dato noto ma vale la pena ricordarlo, è il secondo paese per longevità dopo il Giappone. Questo significa che in un contesto come dire, economico attuale, dove noi in Italia, per fortuna direi, abbiamo un sistema universalistico e quindi un sistema che garantisce a tutti l'assistenza sanitaria,
abbiamo anche una popolazione molto anziana, che è la popolazione che richiede più diciamo, investimenti sulla ricerca, perché come sapete negli ultimi 2 anni di vita si consuma più della metà di tutto il sistema sanitario che si è consumato negli anni precedenti. Di conseguenza, a proposito di innovazione, qua bisogna riflettere su un modo nuovo per affrontare questa situazione italiana, che è bella da tutti e 2 punti di vista, cioè abbiamo la vita più lunga e abbiamo anche un sistema universale che garantisce a tutti nello stesso modo la copertura. Però non manca il terzo pilastro, cioè manca quello che una volta avevamo a disposizione e che era la finanza pubblica. Oggi abbiamo tutti bisogno di risparmiare, sono cambiati i paradigmi, no? E quindi la necessità di innovare, secondo me, si deve orientare molto anche su nuove forme di gestione di questo, di questa organizzazione italiana, che ha molti aspetti positivi che però devono essere un po' ripensati in funzione della realtà economica che stiamo vivendo. Cosa posso aggiungere? Posso aggiungere una cosa importante, perché diceva giustamente come stimolo qua di che cosa avete bisogno? Avete bisogno di finanziamenti per fare la ricerca? Bene, io dico, in questo contesto è inutile dire che abbiamo bisogno di finanziamenti. Quello che conta, e vorrei sottolinearlo, è soprattutto per l'industria farmaceutica in generale, ma in particolare nel nostro paese, perché io sono orgogliosa qui quando dico che in Italia, l'Italia è il secondo paese produttore di farmaci in Europa, cioè noi siamo un paese manifatturiero di farmaci, noi siamo un paese dove la ricerca si fa e si producono i farmaci, non siamo solo un grande mercato. Allora, se noi siamo un paese manifatturiero, noi dobbiamo un paese manifatturiero basato sulla ricerca, perché la nostra industria è basata sulla ricerca, noi non possiamo perdere questo patrimonio. Questo è un patrimonio che in un momento di crisi può essere assolutamente valorizzato. E un altro dato importante rispetto agli altri paesi europei è che in Italia il 40% delle industrie farmaceutiche sono a capitale italiano. E abbiamo molte industrie italiane che sono anche multinazionali, e il 60% delle nostre industrie invece è a capitale multinazionale. Quindi siamo un paese che ancora attrae investimenti dall'estero, ma quello che conta, e qui rispondo alla domanda su cosa abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di un contesto favorevole all'impresa, abbiamo bisogno di un contesto favorevole alla ricerca. E in che cosa consiste questo contesto? Ad esempio, bisogna creare delle regole che facilitino queste attività, perché sapete che per svolgere, è vero che la ricerca nostra si svolge diciamo sull'area della salute, dunque è l'area più delicata che ci sia, e quindi è giusto che sia regolamentata, ma spesso i problemi burocratici, le sovrapposizioni di competenze di enti che operano su questo processo di autorizzazione veramente scoraggia l'investitore che vuole venire in Italia a fare ricerca, e nello stesso tempo scoraggia anche le stesse industrie italiane che operano nel nostro paese e che sono a loro stesse a capitale nazionale. Dunque, quello che conta sono regole certe che valgono forse molto di più di incentivi economici. Poi è chiaro che conta anche avere, ad esempio, un contesto favorevole al venture capital, perché bisogna anche pensare di scommettere, di investire. In Italia, lo sappiamo, tradizionalmente non è mai decollato il venture capital, però questo è un altro aspetto che secondo me è importante. Poi c'è tutto il tema dei giovani, dei ricercatori che andrebbero aiutati a svolgere il loro lavoro attraverso contratti più semplici, eccetera, eccetera, cose diciamo che riguardano più in generale l'attività l'indirizzo dei giovani al mondo nel lavoro. Ma un'altra cosa che volevo sottolineare è che anche la ricerca si innova, cioè nel mondo farmaceutico la ricerca ha cambiato pelle.
da pochi anni, dal 2005 sostanzialmente, ha cambiato pelle. Perché? Perché prima le industrie, e questo, proprio questo è diciamo, il cuore anche forse del tema, no, che si vuole sottolineare, le industrie si devono adattare alle situazioni. Non ci sono più i grandissimi centri di ricerca che c'erano prima. Una volta le industrie avevano enormi centri di ricerca dove concentrare tutta l'attività di ricerca per le varie patologie. Oggi questi centri sono per lo più smantellati, non solo in Italia, ma nel mondo, e vengono invece, la ricerca viene effettuata in rete. Cioè noi usiamo dire che in pratica l'industria insegue la ricerca. Cioè vengono utilizzati piccoli centri di ricerca che magari si occupano di una patologia che interessa quell'azienda, e questi centri di ricerca possono essere in America, in Australia, in Italia, in qualunque parte del mondo. Vengono messi in rete questi ricercatori e tra di loro si mette a fattor comune il lavoro che stanno facendo, quindi si fa sinergia. È chiaro che questi piccoli centri di ricerca, certe volte fatti di due ricercatori, devono poter essere aiutati a svolgere quell'attività. Ecco perché dicevo il contesto favorevole, aiutare i giovani anche a indirizzarli sulla ricerca, è molto importante, perché poi se fanno qualcosa di interessante le aziende li vanno a cercare, sono le aziende che li vanno a cercare, che li inseguono. Dunque anche la ricerca si cambia pelle, si innova continuamente, e questo è secondo me un tema molto interessante da seguire, perché ha veramente fatto cambiare la struttura delle aziende farmaceutiche nel mondo. Un altro aspetto è quello delle biotecnologie. Sono nati tantissime piccole aziende biotecnologiche fatte di poche persone che sono specializzate su un segmento specifico di una terapia, di una patologia, e queste qui lavorano da sole finché possono. Poi arriva la grande azienda che capisce che quella ricerca può essere utilizzata, e vengono coinvolti in una rete più ampia. Quindi mettendosi insieme si moltiplicano le possibilità di trovare la soluzione e di arrivare quindi a una nuova terapia. Quindi è molto interessante capire che le aziende farmaceutiche in particolare sono aziende molto dinamiche, hanno una capacità di una velocità di cambiamento che è consustanziale, si può dire, alla propria attività. Ecco perché dico il DNA dell'azienda farmaceutica è la ricerca. Parlando un attimo di un altro tema che è collegato però al nostro, che è quello della sanità. Come dicevo prima, abbiamo problemi perché siamo un paese anziano, abbiamo un sistema universalistico, eccetera. Qui si parla di innovazione, ma c'è molto da fare dal punto di vista delle cose da innovare nel nostro sistema complessivo relativo al Servizio Sanitario Nazionale. C'è molto da fare, e lì ad esempio si possono prendere delle best practice che già ci sono. Per esempio il settore farmaceutico, che rappresenta peanuts, perché rappresentiamo solo il 15% di tutto il finanziamento del sistema sanitario nazionale, ma questo però il nostro è un sistema, quello farmaceutico, molto monitorato. Abbiamo un tetto di spesa, abbiamo delle procedure di verifica, di controllo. Quindi dal nostro punto di vista noi se spendiamo di più ripianiamo, dunque siamo, come dire, possiamo chiamarci una best practice. Peccato che ogni volta che c'è da risparmiare si taglia solo lì, perché siamo gli unici visibili. C'è tutto un altro mondo nella sanità che non è assolutamente monitorato. Allora bisognerebbe ripensare un po' a tutto, utilizzando per esempio molto la l'e-government nel sistema sanitario. Noi ce l'abbiamo, perché le farmacie sono messe in rete direttamente con le regioni e ogni farmaco che vendono viene immediatamente comunicato alla regione, in modo tale che alla fine del mese si sa quanto è costato al Servizio Sanitario Nazionale il farmaco. Ecco, tutto questo potrebbe essere utilizzato anche in altri ambiti della sanità. Quindi
Credo che il nostro sia un esempio abbastanza virtuoso da questo punto di vista e credo che se si vuole essere innovativi bisogna anche essere coraggiosi. Grazie. Mi permetto di sottolineare che l'esperienza di mettere in rete ricerca, se lo fa nei grandi, potrebbe anche essere un modello per i piccoli, perché le piccole e medie imprese, che evidentemente non hanno la capacità di investimenti forti sulla ricerca, ma ne hanno bisogno, su questo modello potrebbero fare qualcosa e qualcuno lo sta già facendo. Ci sono già degli esempi dove piccole e medie imprese insieme sostengono un ufficio di ricerca, un laboratorio, per esempio sui materiali, su ricerca di materiali. Bene, il titolo, il sottotitolo di questo incontro è sempre nuovo, sempre meglio, sempre diverso. Sì, c'è una realtà in generale, ma in Europa, ma in Italia se ne parla anche molto, che sembra il contrario di tutto questo, la pubblica amministrazione. Però anche nella pubblica amministrazione qualcosa si muove e anche talvolta in un modo sorprendente. La parola a Antonio Mastapasqua. Grazie. Grazie Presidente, grazie a tutti voi. Sì, io cercherò in poche parole di portare un'esperienza di un cosiddetto manager privato che sta svolgendo per un periodo determinato un ruolo nel pubblico e che ha tentato di applicare nel pubblico e poi la fortuna o il caso ha voluto nella più grande azienda pubblica del paese, anzi l'INPS oggi è il più grande ente pubblico, il più grande ente di servizi d'Europa, quindi ecco, immaginate che cosa amministriamo, ecco, qualche metodologia soprattutto rispetto all'innovazione. Qualche numero, l'INPS intermedia annualmente circa 800 miliardi di euro, quindi è un numero non da poco, rappresenta il PIL di 3-4 stati europei piccoli messi insieme, ha 35.000 dipendenti e questo è importante perché è un terzo dei dipendenti della Germania e la metà di quelli francesi. E questo va detto perché molto spesso siamo bravi a parlare male delle cose italiane e questo è un esempio invece dove con meno persone stiamo facendo molto meglio. L'INPS offre più di 300 servizi perché è l'unico ente al mondo che unisce tutta la previdenza e tutta l'assistenza insieme, quindi si va dalle pensioni alla cassa integrazione all'invalidità. 4 anni fa, quando ho assunto la presidenza, sicuramente c'era un problema di crisi che si cominciava ad avvertire, ma c'era sicuramente il blocco del turnover, quindi impossibilità di fare assunzioni e una domanda di servizi e iniziative del governo che incoraggiavano nuove attività sull'istituto, che avevano una doppia scelta: o rinunciare e fare le cose male, o tentare con una la dottoressa Giorgetti ha detto ci vuole coraggio, ecco, tante volte sono stato anche accusato di essere quasi un temerario per le cose proposte dentro l'INPS. Ho tentato di dire tentiamo di fare proprio una sterzata, cioè portare tutto l'istituto in pochi mesi, in 18 mesi, a una telematizzazione totale ed esclusiva. Ecco, posso dire con grande orgoglio sia del Presidente ma dei miei 35.000 dipendenti che il 1 agosto di quest'anno, quindi 23 giorni fa, l'INPS è totalmente telematizzato. Quindi se uno va allo sportello, non dico che viene rifiutato, ma sicuramente non viene servito, perché tutto quello che si poteva fare allo sportello ci si può fare via telefono, via computer o via intermediari. Questo è nato dall'esigenza di avere non più tutto il personale per fare i servizi, da un'esigenza che è nata da una prova reale. Le persone venivano in sede 2,7 volte di media, ovvero tu andavi in sede, ti dimenticavi il codice fiscale, poi tornavi e forse l'impiegato non era all'altezza, poi tornavi l'ultima volta e finiva per compilare la domanda. Quindi la media italiana era di 2,7, quindi immaginate, l'istituto intermedia
il 100% dei cittadini, perché da quando tu nasci devi iscriverti all'INPS, ahimè anche quando no, c'è la reversibilità, e quindi immaginate dentro il contenitore INPS quante pratiche si fanno. 30 milioni di singole pratiche annue, che sono un numero incredibile. Web, abbiamo detto, e contact center. Immaginate che in Europa il livello di telematizzazione della pubblica amministrazione è il 35%, in Italia è circa il 15%, quindi è meno della metà. L'INPS è il 100%, quindi queste sono le percentuali. Over 65, nei nostri utenti telematici, gli over 65 rappresentano circa il 20%, quindi quello che si diceva che dentro il digital divide ci sarebbe stato, c'era il problema delle persone, diciamo, un po' più grandi che non avevano capacità, si sta rivelando esattamente il contrario. Le persone più grandi utilizzano i mezzi telematici in grande inadeguata misura. Qualche numero per far comprendere che cosa è successo. Il portale del web nel 2008 aveva 64 milioni di visite, nel 2012 ne ha 350 milioni, 3 anni e mezzo. Le pagine visitate nel 2008 erano 1 miliardo e 300 mila, l'INPS è un po' grande, nel 2012 sono più di 3 miliardi e così via. Il 70% di queste persone che si rivolgono telematicamente cerca un servizio, quindi non è una visita per cercare un'autovettura e vedere di quale colore, ma serve un servizio, quindi io mi collego al sito dell'INPS, vado a cercare l'INPS perché ho bisogno di qualcosa, ho bisogno di una maternità, di una malattia, di una cassa integrazione, di una pensione, di un'invalidità. Quindi ecco, immaginate che quando io chiedo qualcosa di questo genere non ho la pazienza di aspettare come se devo fare un viaggio di piacere, perché è chiaro che ho un bisogno reale. In questi anni della crisi tutto il settore della cassa integrazione, ovvero dell'assistenza al reddito, è chiaro che dava anche una componente di tempi. Un mio ritardo sarebbe stato un ritardo per pagare il mutuo, fare la spesa. Quindi è chiaro che la telematizzazione non era più un fatto, diciamo, di cultura, ma era un fatto di bisogno. Che cosa è successo? Vado veloce per non rubare tempo agli altri oratori. Dei 30 milioni di pratiche che ogni anno l'INPS svolge, nel periodo transitorio già oggi stiamo a più di 23 milioni di pratiche svolte telematicamente. Quindi non più carta, e non è mando un PDF telematico. Noi abbiamo fatto un sistema che consente al cittadino di entrare nei miei sistemi. Per assurdo la telematizzazione mi sta dando un semilavorato ai miei dipendenti, perché inserendo io i dati, mettendo quello che voglio, mettendo quello che sono, controllo se il codice fiscale corrisponde al cognome, controllo tutti i suoi dati e comincio a chiedere meno cose rispetto a quando, recandomi allo sportello, la persona mi diceva: lei ha fatto il militare, me lo dichiari. No, io mi collego ai centri dell'esercito italiano, così come mi collego ad altre amministrazioni. Malattia. Chi di voi ha vissuto in questo ultimo anno e mezzo? C'era una legge di quasi 10 anni fa inapplicata sul certificato di malattia online. Da quest'anno, da un anno e mezzo, il totale dei certificati di malattia viene mandato online. Una rivoluzione, diciamo, epocale per il Paese. Immaginate, dal medico che veniva a casa o studio e compilava qualcosa di incomprensibile, a un flusso che invece diventa totalmente leggibile e che fa sì che mentre io prima ricevevo 12 milioni di certificati medici cartacei e ovviamente non potevo mai mandare una visita medica perché dal tempo della raccomandata al tempo dell'acquisizione la persona era già guarita, oggi nel momento in cui il medico mi manda il flusso, dopo un minuto io lo giro all'azienda e dopo lo stesso tempo io posso mandare una visita fiscale. Quindi immaginate che cosa è successo in un anno e mezzo, ma che cosa è successo per esempio sulla riduzione dei costi. Fino a un anno fa chi si ammalava come nel 1800, quindi da malato doveva andare alle poste e fare 2 raccomandate, più telefonare a datore di lavoro, quindi immaginate che follia. Le raccomandate erano a carico del lavoratore, oggi è zero, quindi 350 milioni di raccomandate in carico ai lavoratori da un anno non si pagano più. Ecco, vado veloce e racconto invece qualche piccolo aneddoto. Immaginiamo la cassa integrazione erogata attraverso un messaggino telefonico,
può sembrare una banalità, si fa la domanda online, io ti avviso e la diamo entro 48 ore la cassa integrazione online. Così come tantissime altre cose, l'invalidità civile, prima era qualcosa di diciamo intermediata non sempre correttamente, oggi con la domanda online è perfettamente sempre tracciata e vista. Voi direte il lavoro domestico, voi direte beh allora il presidente Mastrapasqua che ha fatto queste cose diciamo quando si recava presso le sedi istituzionali o presso i posti no, dove ci stanno i cosiddetti stakeholders dell'INPS, ovvero politica e parti sociali, sarà portato in trionfo. Ecco, esattamente il contrario, esattamente il contrario, perché questo è un paese che oltre a fare dei convegni con dei titoli bellissimi come quello di oggi e con un finale innovazione a quello scopo, è un paese che poi vuole sempre fare di tutto perché quello che tutti chiedono poi non si realizzi. Per cui c'è una fascia di 60 milioni di persone che vuole e ha bisogno di un servizio, c'è una fascia di poche centinaia di persone che lavora e concepisce il servizio pubblico in senso forse spesso diametralmente opposto a quello che il pubblico vuole. Per cui ricordo perfettamente quando dal lavoratore domestico, che per l'INPS è una cosa piccolissima, i domestici per l'INPS rendono 1 miliardo su 800, quindi immaginate, però prima per pagare una domestica uno doveva andare al consulente del lavoro e dire se aveva dormito, quanto aveva mangiato, poi doveva andare in banca, ritirare i contanti, compilare un conto corrente manuale, andare alla posta, pagarlo e poi finire in un mondo di carta che non finiva più. Il presidente Mastrapasqua, l'INPS, cambia tutto, lo fa sui MAV, sui RID, tutto telematizzato, non più intermediari, sul sito si può no, compilare da solo e modificare costantemente il MAV, quindi ti aspetti che siano tutti felici. Quando vai invece no, in qualche commissione cosiddetta autorevole e ti accorgi che c'hai quasi tutti contro, ti dici ma beh, qual è il problema? E il problema è che quelle persone sono portatori di interessi particolari e micro rispetto agli interessi dei datori di lavoro, dei domestici, per cui Asso Colf, per cui qualche strano no, consulente, quant'altro, combatte e continua a combattere tutte le innovazioni che l'INPS ha fatto e fa per proteggere qualche piccolo potentato rispetto a 60 milioni di persone che spesso e volentieri a coloro che teoricamente li rappresenterebbero non gli interessa niente. Allora, tutto questo per dire si può fare, e questa è forse la cosa che dispiace più di tutti, perché se c'è riuscito l'INPS, che è il più grande ente d'Europa, e la dimostrazione è che si può fare con numeri astronomici come quelli che ho letto prima, si può fare con numeri molto ridotti di personale e si può fare con investimenti abbastanza anche limitati. Però poi disturba questo, perché telematizzazione vuol dire tracciabilità, vuol dire trasparenza, vuol dire poter identificare chi c'ha che cosa e dove, e a nessuno o a pochi fa piacere. Vi racconto due casi. L'INPS ha incorporato l'INPDAP il 1 gennaio. INPS lavoratori privati, INPDAP lavoro pubblico. Voi direte, se l'INPS che intermedia il lavoratore privato, che quindi è quasi 10 volte tutto il pubblico, beh se l'INPS ha fatto questo, beh immaginate il pubblico, che pubblico su pubblico sta parlando di agenda digitale e telematizzazione da tanti anni. Beh, due numeri, INPS 1 agosto 100% telematizzato, INPDAP 1 agosto 0% telematizzato. Ovvero il pubblico, quando amministra se stesso, è esattamente il contrario di quello che dice che dovrebbero fare i privati. INPS, il 100% dei datori di lavoro, manda i flussi cosiddetti emens o inemens all'istituto obbligatoriamente, chi non me lo manda io lo perseguo. L'INPDAP anche questo mese lo manda a una percentuale non del 100%, perché tanto, ma che no, cane non mangia cane. Allora, per essere chiaro, si può fare, si deve fare, ma è una scelta culturale, perché quando abbiamo combattuto per fare il certificato medico online, io ricordo una violenza anche verbale da parte delle associazioni dei medici che non avevo neanche io immaginato potesse esistere. Dopo 2 anni leggo che l'associazione dei medici sta vendendo le app, come si chiama, per mandare no, i certificati online con grande entusiasmo. Ecco. Bisogna avere la forza di volontà e la forza di resistere ai condizionamenti. Confesso che non è facile, le ferite fanno male, però dimostrano che se si lavora per i cittadini e per no,
quella fascia non protetta da qualcuno, qualcosa si riesce a ottenere. Grazie. Grazie, mi sembra molto illustrativo anche dal punto di vista del coraggio. Lei ha parlato della scelta culturale che bisogna fare per innovare, però ci sono anche delle innovazioni tecnologiche che comportano poi trasformazioni culturali, e questo l'abbiamo visto soprattutto nel mondo delle cosiddette nuove tecnologie, soprattutto nel tutto il mondo dei PC, che è stato introdotto dall'azienda per la quale aveva fino a pochi mesi fa la responsabilità Scott Giovane. Io mi ricordo ancora, adesso abbiamo parlato dell'IMSS, non voglio fare il vecchio di turno, però io la mia tesi non l'ho scritto sul computer, l'ho scritto ancora sulla macchina a scrivere. E quindi solo per dire che lì c'è stata una vera e propria rivoluzione che noi abbiamo digerito con una certa facilità, però il paragone ci dice quanto è cambiato il mondo in pochissimi anni se guardiamo la storia in una certa distensione più ampia. Adesso nella nuova veste di amministratore delegato di RCS sicuramente la spinta innovativa che è stata inerente nella prima responsabilità si porterà avanti. È possibile innovare questo mondo senza togliere quelle tradizioni culturali che comunque fanno parte dell'ossatura di un paese? Grazie per questa introduzione, grazie per l'invito al meeting, è la mia prima volta qui e devo dire è un'esperienza energetica, per l'energia che si riceve, spero in qualche maniera di riuscire a trasferirne una piccola parte a voi. Io sto cambiando lavoro, come ha ricordato il Presidente, mi sono occupato in un'azienda di Information Technology fino a qualche mese fa e in realtà sono qui ad assolvere con piacere un impegno che avevo preso nel mio vecchio mestiere, però in qualche maniera, per coerenza, anche per il mestiere che sto andando a fare adesso, cioè mi occupo di editoria, dove la sfida dell'innovazione sicuramente è ancora più interessante, proprio perché si deve trasferire quella che è la tradizione e la cultura, proteggerla e portarla nel nuovo mondo, ecco, forse la tematica diventa ancora più interessante per il mio sviluppo di carriera. Un collega mi ha passato un vecchio proverbio che dice: presto e bene, raro avviene. Secondo la logica della curva, o le cose vengono fatte bene e con calma, oppure vengono fatte un po' velocemente, ma spesso in maniera imprecisa. Eppure se guardiamo, per chi di noi ha figli, ha nipoti, o se guardiamo comunque come il mondo si è trasformato in questi anni e come tutto avviene apparentemente in maniera molto veloce e apparentemente in maniera tutta forse perfetta, ecco, noi ci sentiamo un po' tutti a disagio perché ci riteniamo sempre un po' rallentati o meno precisi rispetto a quello che la tecnologia sembra portare nella vita di tutto quello che ci sta intorno, almeno negli innovatori apparentemente tali più veloci di noi. E devo dire che sono sempre sia per il mio vecchio mestiere, in particolare per il nuovo che vado a fare, sono particolarmente scettico nel osservare chi l'innovazione la mette sotto la cintura, cioè se la porta a bordo immediatamente, per il semplice motivo che questo è quello che deve avvenire, no? Perché ciò che sembra essere essenziale. L'innovazione invece ha un significato profondamente diverso, riguarda molta della nostra struttura mentale, spesso di una struttura aziendale, ha un significato nella nostra società, se pensiamo a quello che ha detto il Presidente Mastrapasqua in merito per esempio a organismi che vengono letti come molto complessi e difficili da trasformare come il mondo previdenziale, eppure che si possono muovere molto con grande agilità una volta che l'innovazione viene compresa e poi portata al suo interno. Ecco, secondo me la definizione di innovazione non è semplicemente ciò che è nuovo, ma è quel riuscire a identificare quelle idee che, se catturate e messe a servizio diciamo del fare, lasciano a cosa avvenuta qualcosa di sostenibile, cioè qualcosa che poi ha una sua capacità di svilupparsi autonomamente, che non hanno di nuovo bisogno di essere innovati, che hanno la capacità di sostenersi, una, se vogliamo, un'innovazione o finalizzata o sostenibile. Questo è il vero mestiere, secondo me, di chi fa innovazione. Sono i racconti che abbiamo sentito anche nel mondo del farmaceutico, dove la ricerca è essenziale, non è solo fine a se stessa, ma è fine a creare un percorso.
Se guardiamo agli ultimi anni, diciamo come mondo nel quale viviamo e nel quale siamo per alcuni aspetti beneficiati di farne parte, questo è un mondo sicuramente in cui le idee possono prevalere più facilmente, no? Abbiamo sicuramente un elemento conflittuale più basso, abbiamo un mondo in cui le idee possono essere discusse con maggior libertà, c'è un maggior benessere, seppur in questa fase di crisi apparentemente meno, ma c'è più benessere del passato. E secondo me la fase di innovazione, o almeno la visione sull'innovazione, in questo momento ci permette di essere anche più attenti su esattamente quali sono le cose che veramente possono beneficiare di un'attenzione dal punto di vista dell'innovazione e della trasformazione. Perché abbiamo il lusso di poter scegliere in questa fase, quindi non qualunque cosa va innovata, ma solo quelle cose che in realtà hanno bisogno di una propria trasformazione. Il tema del meeting è un tema veramente impressionante se pensiamo alla sua portata. La natura dell'uomo è il rapporto con l'infinito e l'innovazione in qualche maniera sarebbe l'elemento che ti permette di parlare di questo. Io penso che almeno per il lavoro che ho fatto io negli ultimi anni, ho sangue misto, provengo da diverse culture, quando penso all'infinito, almeno quando io penso all'infinito, delle volte mi viene da pensare a un qualcosa di impreciso, va così lontano che in realtà non è preciso. Invece, secondo me, l'innovazione ti permette di trasformare quell'orizzonte vago in molto definito e molto chiaro, proprio perché ti dà lo strumento di poter definire esattamente dove vuoi essere, a quali condizioni e attraverso quali scelte. Il mondo di cui facciamo parte è tecnicamente dotato dell'infinito, anche se vogliamo in alcune risorse, no? Noi potremmo passare il nostro tempo a tirar fuori le migliori idee e spesso l'innovazione viene confusa con fare quello che nella cultura anglosassone si chiama brainstorming, che è sostanzialmente sviluppare delle idee e metterle sul tavolo e vedere se si appiccicano al muro, se stanno in qualche maniera nel contesto delle cose che si fanno. E abbiamo tecnicamente da questo punto di vista un'infinità di risorse a disposizione, abbiamo la possibilità di raccogliere le migliori idee, però se non le finalizziamo e non pensiamo alla logica di efficienza, in realtà questa è un'innovazione che non ha un suo senso. Ecco, io lavoro in un'azienda da qualche mese che si chiama RCS, che è un gruppo editoriale molto importante, che ha una sua presenza in diversi paesi, ma prima lavoravo in un'azienda che si occupava puramente di tecnologia, ma tutte le aziende hanno un formato che è quello di riuscire a catturare tutte le idee che vengono fuori, spesso appunto potenzialmente infinite, e invece saperle sistematizzare per il mestiere che faccio io, per renderle utili per il beneficio dell'organizzazione e per permettere all'azienda di evolversi, per permettersi di sviluppare valore, di generare valore. In particolare nella sfida che ho io, il Presidente lo ricordava all'inizio cortesemente, l'RCS rappresenta un po' questo, è un'azienda che deve saper vivere fra la sua grande tradizione, un ruolo istituzionale molto importante per alcune sue testate, sicuramente per il mondo dell'editoria, ma anche per la parte delle radio e quella parte che abbiamo sulle televisioni, ma al tempo stesso deve riuscire a cogliere quello che sta avvenendo nel mondo dei lettori. Alcuni sono tradizionalmente amanti della carta, condivido, e altri sono fenomenalmente innamorati delle nuove tecnologie che permettono loro di continuare a informarsi su nuove piattaforme, e capisco anche loro e questo saper convivere in questi due mondi, miscelare questi due mondi e comprendere queste due dinamiche che avvengono fa parte della sfida che ha la nostra azienda, ma in particolare di nuovo dove l'elemento chiave è saper innovare lì dove riusciamo a catturare l'esigenza dei nostri lettori, clienti, utenti. Vi racconto brevemente una mia esperienza personale. Io ho due figli di 8 e 10 anni e qualche mese fa, quando ho deciso di cambiare lavoro, ho raccontato loro che avrei cambiato lavoro e ho chiesto loro cosa ne pensassero. I miei figli essendo piccoli, hanno visto il papà solo lavorare nell'azienda in cui lavoravo prima, che era dell'Information Technology. I miei figli mi dissero: è molto difficile capire perché stai cambiando lavoro, perché noi l'azienda per la quale oggi lavori, la mia precedente, è un'azienda che noi usiamo negli oggetti che usiamo, e quindi capiamo perfettamente cosa fai, mentre l'azienda per la quale vai a lavorare sappiamo cosa fa il Corriere o fa la Gazzetta, ma non la usiamo. E questo concetto di usare, eppure parliamo di informazione, parliamo di cultura, parliamo dello sviluppo della mente, della componente software di ciascuno di noi, è la vera sfida che ciascuno di noi ha in questo mondo di trasformazione. Ecco, il lavoro che devo fare è rendere i miei figli contenti della scelta che ho fatto, di passare dall'hardware che loro usano al software che invece accenderà il loro futuro, mi auguro, attraverso la profondità del pensiero, attraverso la cultura, e questo avverrà attraverso l'innovazione, capacità di portare innovazione nel mondo di RCS. C'è una parte di questa platea che è fatta di giovani, ma il meeting è fatto di giovani, mi diceva il Presidente, il numero complessivo di giovani che ci sono qui. E allora io guardo
ai giovani con cui è più facile parlare di innovazione, e a volte è troppa appunto l'innovazione che viene fatta dai giovani, perché c'è una minore attenzione all'efficienza, c'è una facilità di uso e quindi una minor gestione dell'efficienza. E dico a voi, sono sconvinto che in questi giorni alcuni degli oratori che sono venuti qui vi hanno descritto forse finalmente con trasparenza e chiarezza qual è la complessità del paese in cui viviamo, la sfida che sta riguardando, che riguarda il paese, ma che probabilmente si presenta come un tema che verrà affrontato dalle nuove generazioni, no? Quindi mentre probabilmente le generazioni precedenti guardavano al futuro con una malcelata attesa di poter accedere al futuro velocemente perché cose belle sarebbero successe, i giovani di oggi invece sanno finalmente da molti di noi che invece sarà molto difficile, che noi lasciamo loro un mondo più complicato. La chiave di lettura per i giovani secondo me in questa fase è duplice: è avere fiducia nelle proprie competenze attraverso quella facilità che loro hanno di saper trasformare attraverso l'innovazione. Questo è il tema. Secondo me le generazioni di oggi sono facilitate da questo punto di vista, hanno coraggio e devono avere fiducia nel riuscire a... Se una parte del mio cognome è giovane, quindi mi metto nella categoria dei giovani solo per cognome, diciamo, di pensare che buona parte del futuro che si costruisce verrà fatta anche oggi da menti e da mani di giovani che oggi sono presenti in questa sala, mi auguro, per il tempo che stanno dedicando più al pensiero che alle vacanze, e pertanto ritengo che questo sia un investimento in una propria innovazione come giovani verso il futuro. Vi ringrazio. Grazie a Scott Giovane, giovane imprenditore. Visto che ho parlato di reminiscenze, parlo anche di questo. Quando io sono nato, nel mio paese c'erano due televisori. Uno c'era il farmacista e l'altro era una trattoria. E i miei genitori sono andati ogni tanto in domenica per guardarsi un film o telegiornale di un solo canale che c'era ai quei tempi. Oggi è completamente cambiato tutto e abbiamo in quel settore, attraverso tutta l'innovazione che è successa, una libertà di scelta che prima evidentemente non c'era. E io, provocando Zapia, faccio domanda: ma tutta questa libertà, questa diversità, in che cosa porta un bene? Non c'è forse anche qualche esagerazione? Ok, allora, intanto grazie come per gli altri per essere qui. È comunque questo un momento molto importante in Italia di dibattito sulla società, e i temi che oggi stiamo affrontando lo confermano. Intanto do la risposta subito: penso che la risposta sia è tutto un bene, poi però torno a spiegare perché. E volevo fare soltanto una breve premessa partendo dal tema, no, che ci è stato dato oggi, quello che dice sempre meglio, sempre nuovo, sempre diverso, a quale scopo. In realtà occorre separarlo un po' in due, no? Perché la prima parte è dentro di noi, quindi in realtà non è nemmeno dibattibile. Il sempre nuovo è quello che da quando esiste, no, l'umanità ha portato attenzione verso il cambiamento, la crescita e ci ha fatto essere oggi qui, no? Con la differenza che nell'ultimo periodo ha accelerato brutalmente, ma è proprio dentro di noi, l'attenzione umana al miglioramento, a trovare soluzioni, no? Applicandole. Diverso il tema invece dello scopo, perché lo scopo è il vero motore di tutto questo, e quindi diventa un tema molto interessante da affrontare, perché senza uno scopo non esiste un'innovazione. Tutte le volte che cambiamo qualcosa lo facciamo con un obiettivo, con un problema da risolvere o con un beneficio da prendere. Questo è importante perché, se è vero per l'umanità e per i grandi cambiamenti che questo ci sta a fare, è ancora forse più vero nelle aziende, dove lo scopo si chiama vision, no? Viene creata e viene data per dare una chiara direzione. Ecco, quando parliamo di Sky, raccontiamo un po' la nostra storia. Raccontiamo la storia di un'azienda che è nata in questo paese nel 2003 e da allora non ha mai smesso di innovare, costantemente di cambiare, costantemente di mettersi in discussione, costantemente di continuare ad investire per fare questo, anche nei momenti più difficili come questi, no? Peraltro, anzi, durante la crisi veramente si ha molta più opportunità di creare, di innovare, di cambiare, no? Quando le cose vanno bene, quando il vento è positivo,
la brezza non ci fa porre grandi problemi, ci dà piacere, e quando abbiamo un problema davanti che in realtà dobbiamo dare il meglio di noi. Quindi dobbiamo per certi versi, in certi momenti, quasi ringraziare, poi magari fosse stato un po' meno forte era meglio, però la crisi un po' ci dà costantemente la forza di poter cambiare. Anche oggi quello che stiamo cercando di fare internamente, come sento anche dagli altri, è non delegare alla crisi la responsabilità dei nostri risultati, no? Ma in realtà agire su ciò che noi possiamo fare. Ci sono alcune cose sulle quali non possiamo incidere bene, quelle dobbiamo contribuire dove possiamo per migliorarle, ma ci sono tante altre invece in cui noi possiamo cambiare e possiamo migliorare. E questa tensione nasce, tornando al punto dello scopo, da quella che è la nostra visione, che sostanzialmente è dare una televisione migliore agli italiani ed essere la migliore televisione che c'è in Italia per loro. Questo l'abbiamo fatto poi declinandolo in vari modi, perché cosa vuol dire una televisione migliore? Può essere molto vago come definizione. Intanto la prima cosa è portare la scelta. La scelta è sempre positiva, perché la scelta dà potere a qualcun altro. Si esce da una logica in cui qualcuno decide cosa noi guardiamo con dei palinsesti verticali, il potere in mano a qualcun altro, al potere che rimane a noi. E il passo iniziale è stato quello di allargare questa scelta, no? Portando improvvisamente in Italia molti canali. Ma oggi la quantità, per esempio, dal nostro punto di vista, non è più sufficiente. Se noi rimanessimo ancorati a quello che era il beneficio e lo scopo con cui siamo entrati all'inizio, dimenticandoci che l'obiettivo era televisione migliore e non soltanto scelta, oggi saremmo fermi, probabilmente saremmo molto perdenti, perché la scelta oggi tramite internet e altre fonti è infinita, diventata ancora più ampia di quella che potevamo portare noi. E allora il cambiamento si manifesta attraverso una parte della qualità, no? E quindi una televisione migliore non è soltanto più televisione, ma una televisione migliore, più bella, con maggiore qualità dei contenuti, con maggiore innovazione dei contenuti. Abbiamo reinventato alcuni generi. Io devo dire, sono molto orgoglioso per esempio del lavoro fatto dal team di Sky Sport recentemente con le Olimpiadi. Per la prima volta uno si sedeva davanti al televisore, aveva uno schermo con 12 quadratini dentro, sceglieva quale sport vedere, vedeva se c'era la bandierina per seguire un italiano, una medaglia per vedere l'assegnazione della medaglia stessa, lo si poteva vedere su un iPad comodamente con lo stesso schermo, cliccando dentro lo schermo si voleva vedere, questo diventava grande, potevamo vedere classifiche, medaglie, risultati. Improvvisamente abbiamo fatto un cambiamento radicale e non si potrà più tornare indietro, che è un'altra delle grandi caratteristiche del cambiamento, no? Dell'innovazione. Una volta avvenuto è una nuova base da cui partire. Ma l'abbiamo fatto anche con altre cose, con le serie originali tipo Romanzo Criminale, con X Factor, cioè i contenuti rimangono comunque la spina dorsale di ciò che facciamo. Ma una televisione migliore, ancora una volta, non basta più darne di più, dare la scelta, farla anche meglio, occorre seguire i bisogni, perché sono quelli poi dei nostri clienti che ci stimolano e ci indirizzano su ciò che è giusto fare. E quindi abbiamo per esempio reso la televisione sganciata dal tempo, con il primo box che noi mettiamo dentro le case, in cui uno può registrare, mettere in pausa, alzarsi, fare una telefonata, tornare a riprendere dove aveva lasciato, e recentemente integrando su questo box anche l'on demand con fino a 2000 titoli disponibili in ogni momento per i nostri utenti. Ma tutto questo nasce perché c'è un bisogno, il tempo è la risorsa forse che molto spesso è più scadente, è più scarsa, scusate, nella nostra vita, e andare incontro a quell'esigenza diventa fondamentale, e il cliente, le famiglie lo riconoscono come molto, molto importante. Infine abbiamo slegato il vincolo della televisione dal luogo. Prima c'era la farmacia e il bar, poi c'erano le case, poi c'erano le stanze dentro le case. Oggi la televisione viene con noi, ce la portiamo dietro se vogliamo, con un tablet, su un PC o su un telefono. Perché è buono, perché lo vogliamo, perché ci consente di utilizzare meglio e godere meglio di ciò che ci appassiona. Nel fare tutto questo percorso abbiamo anche imparato alcune cose, peraltro, che in qualche modo sulle quali cerchiamo di riflettere anche costantemente. Che l'innovazione è meravigliosa, ma come dicevamo prima bisogna di uno scopo, per cui è critico che si rimanga concentrati su quello che è il nostro core business, la nostra attività. Spesso le aziende, vedo, e anche internamente abbiamo questa tensione, tendono a distrarsi su troppe cose. Si parlava di un suggerimento per le piccole e medie aziende, un suggerimento è state molto focalizzati sulla vostra missione.
e non farti distrarre dall'innovazione per sé, perché l'innovazione per sé non esiste, è soltanto quella finalizzata a un obiettivo. Bisogna sempre partire dai bisogni di qualcuno e non dalla nostra visione, no? Spesso sbagliata, viviamo dentro uffici, dentro situazioni che sono in realtà un po' autodirette. In realtà dobbiamo sempre ricordarci di parlare, di sapere quello che il nostro consumatore, il nostro cliente ha bisogno e concentrarsi su cose che fanno la differenza. Un po' perché oggi l'accesso, grazie anche alla rete, la condivisione, l'innovazione è così elevata, la tentazione di fare tante piccole cose è molto grande. Bisogna stare concentrati a fare le cose che veramente cambiano. L'innovazione deve essere per molti. Uno dei successi che stiamo avendo è che i nostri processi innovativi arrivano velocemente su tante persone, no? SkyGo l'abbiamo lanciato a marzo, ha oggi quasi 1 milione di clienti che già lo usano. Abbiamo oggi più di 4 milioni di clienti che guardano in alta definizione. Quindi la velocità con cui questa arriva diventa critica per il suo successo. Bisogna testarla bene prima di partire, perché molti la fanno pagare ai clienti, no? In realtà il settore farmaceutico in questo investe tantissimo, è critico farlo. Un punto importante è non scoraggiarsi davanti ai fallimenti. Il fallimento è un fattore dell'innovazione, no? Se non c'è il fallimento vuol dire che non abbiamo rischiato abbastanza, vuol dire che non ci abbiamo proprio provato. E questo culturalmente è uno dei più grossi freni che il nostro paese ha. Noi definiamo il fallito come qualcuno di negativo. Negli Stati Uniti uno che non ha fallito è uno che non ci ha provato. E questo è un limite straordinario, perché poi abbiamo trasformato questo paese in uno dei paesi più conservatori del mondo, col terrore di prendersi qualunque tipo di rischio e il rifiuto, no, al cambiamento. Quando il cambiamento accade a prescindere, noi vogliamo o meno, no? Cioè un'onda che arriva, scelta nostra se starci sopra o farci travolgere. Io preferisco cercare di starci sopra e ovviamente l'invito che continuamente facciamo, anche chi lavora dentro di noi, è questo, di riuscire a capire e accettare, siamo noi i primi a dover accettare se qualcuno, per le persone che lavora con noi, sbaglia in questo percorso, perché è fondamentale per farlo. Un ultimo punto nella disponibilità che oggi la rete, la tecnologia ci dà, e che credo sia molto efficiente essere dei fast follower, no? E abbandonare l'ansia del not invented here, che è stato tradizionalmente un elemento molto, soprattutto delle aziende anche di successo, che devono, no, anche l'individuo cerca di darsi valore. Oggi in realtà è improbabile, no? Con la diffusione dell'informazione, della cultura, della conoscenza che esiste nel mondo, che inventiamo noi la singola cosa più smart, no? Sentivo prima il discorso delle reti, è critico, no? In realtà, perché si mettono a fattore comune, si impara, e oggi essere un fast follower, riuscire a seguire velocemente quello che qualcuno ha fatto, rimanendo curiosi ed innovando localmente, magari cambiando, aggiustando e migliorando, diventa assolutamente, credo, molto molto importante. Ci sono due temi al di fuori di Sky, ma che noi abbiamo toccato dentro Sky, che mi piacerebbe anche, posso fermarmi un secondo, che sono quello dei giovani e del digitale, in parte già toccati anche questi precedentemente. Il tema dei giovani è assolutamente critico, no? Soprattutto se abbiamo la fiducia, come io ho, in una generazione, o in forse più generazioni, giovani italiane che ancora non hanno avuto la chance di prendere il peso della rappresentatività che in realtà dovrebbero avere e che sono il vero motore cambiamento. Noi nella nostra industria parliamo di nativi digitali, no? Cioè, io sono un immigrato, come molti forse di questo tavolo, nel mondo digitale, i figli di Pietro, i miei figli, sono nativi in questo mondo e per loro il mondo è solo quello, no? Cominciano a toccare qualunque schermo con un dito cercando di vedere cosa accade e rimangono delusi se non succede nulla. Sono loro il vero motore, no? Ed è importante che venga consentito, si crei un ecosistema dove possono funzionare, ma è anche molto importante che loro prendano l'iniziativa. Credo che sia il tempo di una generazione un po' do it yourself, no? Che non aspetti da qualcuno che gli venga dato una missione o un lavoro, ma che prendano in mano, no? Anche perché hanno molti più strumenti di quelli che forse avevamo noi. Da una parte hanno molti più ostacoli, molte più difficoltà, ma prima parlavamo di tecnologia, cioè, all'università avevamo un libro che ci veniva dato ed era quello. No, oggi se vogliamo abbiamo accesso a tutti i libri, possiamo andarci a sentire le lezioni di Stanford University se abbiamo voglia di farlo. Quindi la rete ci dà un accesso straordinario.
occorre che noi, che qualche anno di più ce l'abbiamo, riusciamo a consentire ai giovani di esprimere questo potenziale fantastico e smettere di relazionarci con loro come quelli a cui insegnare qualcosa, in realtà guardare loro come quelli da cui possiamo imparare qualcosa. Grande, grandissimo aiuto per noi. Il tema del digitale, secondo me ci sono due punti che sono uno parte della discussione e uno meno recentemente. Il primo è, vabbè, tutti hanno chiarissimo quanto critico e fondamentale sia. Si è parlato molto di sviluppo della fibra ottica recentemente, che è assolutamente fondamentale per le aziende, ma l'Italia è un problema ancora più grande, cioè il digital divide, cioè ci sono 50% delle famiglie che proprio non ce l'hanno, no? Il broadband a casa, neanche a 2 mega. Quindi prima di arrivare a pensare a 50 o 100, magari cominciamo veramente, no? E questo è critico per il paese, investire in questo. Io ho avuto un periodo in cui ho lavorato in Inghilterra e lì Sky fa sia televisione che broadband. Nei periodi più difficili per un consumatore, un cliente, una famiglia, magari perdeva il lavoro, no? Magari cancellava per un po' la televisione, ma il broadband lo teneva. Lo teneva perché? Perché era lo strumento con cui avrebbe trovato un altro lavoro. O ne avrebbe anche magari fatto un altro in quel momento, sarebbe diventato magari per un po' self-employed, avrebbe fatto un lavoro autonomo per un po', ma era critico per riuscire a sviluppare il proprio futuro. E quindi è fondamentale che veramente questo accada. L'altra cosa però occorre anche che si prenda coscienza che tutta l'innovazione richiede una società, un mercato del lavoro molto più flessibile, no? Diciamo tutti che abbiamo un e-commerce molto meno sviluppato, nel resto del mondo tutti lo vorremmo avere più sviluppato, poi però dobbiamo essere pronti ad accettare e sviluppare elasticità, perché ci saranno dei negozi che chiuderanno, perché i beni comprati quelli sono, non è che aumentano perché improvvisamente li compriamo online, no? Ecco, il processo di cambiamento va gestito, no? E come il presidente Mastropacco diceva prima, ci sarà sempre qualcuno che resisterà, però alla fine non fa altro che rallentare un cambiamento che accadrà, solo che da noi accadrà dopo e quindi ci renderà meno competitivi. Meglio aiutarli a reinventarsi, meglio trovare dei sistemi che aiutino le persone a trovare un secondo scopo, un altro lavoro, un'altra attività o a cambiare quella che hanno per renderla di successo. In questi due ambiti credo che il digitale rivestirà un ruolo molto, molto importante. Io ne approfitto e concluderei su alcuni punti che per me sono importanti e che in parte ho anche rubato alle precedenti conversazioni. Intanto ricordarci che l'innovazione è un mezzo, non un fine, e che quindi dobbiamo tutti molto avere chiaro quello scopo, punto di partenza, perché altrimenti faremo dell'innovazione che serve a molto poco. Secondo, che l'innovazione è dannatamente veloce oggi, no? L'iPad ha 27 mesi, eppure ormai lo utilizziamo come se fosse una cosa che esiste da sempre, lui e i suoi colleghi tablet. Ha bisogno, si parlava di rete, di un ecosistema, no? Intorno. Il digitale sicuramente aiuterà molto, creare delle reti sarà fondamentale per le aziende medio-piccole per riuscire a sviluppare. Ha un'origine diffusa, prima si parla di venture capital. Se ci pensate, molte grandi aziende sono nate da una grande innovazione, no? Fortemente breakthrough, rivoluzionaria. Quasi mai ne hanno avuto un'altra. Nella maggior parte dei casi, quelle stesse, la seconda cosa che hanno fatto l'hanno fatta male, no? È difficilissimo, lo guardate anche Facebook recentemente, che lancia Lite e lo toglie, adesso Pietro è più forte di me in questo settore, forse trova anche altri esempi. Quello che invece fanno è acquisiscono, perché là fuori ci sono i venture capitalists che danno un po' di risorse ai piccolini che possono veramente creare molto più breakthrough. E quindi le start-up, le piccole aziende diventano critiche. Tante sono le piccole aziende che lavorano qui e loro sono veramente, credo, un centro nodale fondamentale per l'innovazione. L'ultimo punto, e qui mi leggo all'esempio del presidente Mastropasqua, no? È che l'innovazione dipende da noi, non da nessun altro. E quindi o è qualcosa che veramente sentiamo e pensiamo sia critica e decidiamo di farlo, diciamo di non opporci, o altrimenti rischieremo in generale come paese di rimanere molto indietro. C'era una frase, tipicamente quando si fa un intervento di questo genere, una frase bisogna trovarla di qualcun altro, questa era una cosa molto bella di Mandela, che diceva: "We are the people we are waiting for, we have been waiting for." Quindi noi siamo le persone che noi stavamo aspettando. Diciamo, tocca a noi fare le cose, no? Quindi essendo in Romagna probabilmente si deve più schiettamente, adesso tocca a noi. Grazie mille.
Bene, io ringrazio chi ha parlato anche perché ha dimostrato una capacità innovativa in questo senso, essere capace di dire tante cose importanti in poco tempo in maniera comprensibile. Questo non è assolutamente scontato. Io penso, e questa è l'ultima osservazione che voglio fare, è che è emerso in un modo implicito, ma lo vorrei rendere più esplicito, che i quattro esempi che abbiamo sentito sono stati tutti esempi di un cambiamento. Non dobbiamo illuderci, alcuni l'hanno accennati, alcuni di meno, che tutti questi cambiamenti hanno avuto anche forti resistenze. Non è che quello che abbiamo sentito siano state delle passeggiate. E questi cambiamenti avvengono quando è molto chiaro, molto presente lo scopo, che può essere la salute, l'informazione, l'accesso o la velocità con la quale uno riceve poi la pensione a casa. Quindi questo scopo deve essere al centro. Quindi l'innovazione nasce anche dal fatto che le organizzazioni, le imprese non diventano autoreferenziali, non mettono al centro se stesso, ma mettono al centro ciò a cui vogliono servire. Grazie che siete stati qua, grazie a chi ha parlato, buon pomeriggio.